Buonasera a tutte e a tutti dal Nautic Event di Porto Torres, City & City Magazine. Siamo qui con Andrea Mura, che non ha certo bisogno di presentazioni. Buonasera Andrea e benvenuto a Porto Torres. Grazie, buonasera a tutti. Andrea Mura, che è reduce dal giro del mondo in solitaria, 4 mesi in mare. Tra le sue vittorie ricordiamo una Louis Vuitton Cup, una One Star, una Route de Rome e un Transat Kebok Saint Melo, tra i trofei principali che hai conquistato nella tua ormai lunga carriera. Ma partiamo subito dal numero 120, 4 mesi in mare. Come si fa a stare in mezzo agli oceani così tanto tempo? Non è facile, è molto, molto, molto impegnativo, perché non ti passa più 4 mesi, 120 giorni, 16 settimane, quello che può fare più effetto, ma è un tempo molto lungo. Diciamo che l'obiettivo è quello di correre, correre e ancora correre per arrivare il prima possibile e magari anche davanti agli altri. Dunque il tempo lo mangi e lo macini così, con le miglia, con la voglia di correre, perché sei in regata, non sei in crociera, come dire, quindi hai pochi momenti per goderti le bellezze della natura. Sei sempre alla ricerca di burrasche, infatti mi ritengo un po' cacciatore di burrasche, per andare il più veloce possibile. Quindi sempre tempo cattivo, preso sempre con intelligenza e coraggio, nel modo giusto, per non addentrarsi troppo nella depressione, altrimenti le condizioni possono diventare molto complicate. Quindi è un lavoro di ricerca del percorso migliore, come si fa con Google Map, per dire. Si chiama routing in inglese, routage in francese, è la ricerca del percorso migliore tra queste depressioni, queste tempeste, per navigare veloci e sicuri. Ma siamo curiosi, come e in quanto tempo hai preparato la barca? Raccontaci un po' il processo di preparazione. È stata la parte più di follia, perché un giro del mondo ci vuole minimo un anno per prepararlo, ma in carenza di risorse siamo arrivati fino all'ultimo, non volevo neanche più farlo, un tiro e molla, lo faccio, non lo faccio, sì lo faccio, sì non lo faccio, alla fine mia moglie mi ha spinto a farlo, mi ha detto, tanto, ha detto, anche se mancano le risorse, ipotechiamoci la casa, l'importante è partire, fatti questo giro così almeno torni più contento e non dobbiamo sopportarti più. Ma intanto sei stato un meraviglioso spot per la Sardegna, diciamolo pure. Ma se così è, ne sono felice, sì, abbiamo fatto 32 milioni di visualizzazioni, però la barca l'abbiamo preparata alla fine in 2 mesi, con questi tira e molla, e 2 mesi sono pochissimi, non si prepara un giro del mondo in 2 mesi, quindi è stato il punto dolente che mi ha affaticato molto, perché mi sono tolto molte ore di sonno per preparare la barca in questo tempo così stretto, con l'aiuto di un pool di amici strettissimo, ai quali devo tutto, perché non sarei se non riuscito a partecipare a questo giro del mondo. E sono comunque partito in affanno, con molta stanchezza, in difficoltà, in grande difficoltà, perché non eravamo pronti, tant'è che siamo partiti con una settimana di ritardo rispetto alla data prevista. La partenza è stata il 18 ottobre, novembre, ma sarei dovuto partire l'11 novembre. Questi 7 giorni poi sono quelli che abbiamo regalato all'americana, la ragazza inglese, americana, Cole Brower, gli abbiamo regalato questa settimana, che poi lei ha chiuso al secondo posto e al terzo. Quindi diciamo, sarebbero cambiate un po' di cose. Range di tempo decisivo? Sì, ma alla fine va bene, secondo, terzo, non mi cambia la vita. L'importante è aver finito questo giro in condizioni assolutamente insufficienti, dove sarebbe stato più corretto ritirarsi per questa impreparazione, e quindi sono ancora più contento di averlo concluso con queste difficoltà aggiuntive enormi. Parlare di miracolo, quindi. Diciamo che un miracolo. Sono stato anche molto fortunato, sì. Però che la barca ha tenuto molto bene. A casa tua si respira da sempre aria di mare, nel vero senso della parola. Tuo padre Sergio è stato uno dei fondatori dello Yacht Club Cagliari. Sì. Com'è nata questa tua passione viscerale per il mare? Ce lo stiamo chiedendo tutti. Nessuno mi ha forzato. Io venivo portato ancora in carrozzina a Marina Piccola, al Poetto, allo Yachting Club. Sono cresciuto lì. E era un tempo in cui non esistevano i telefonini. E
quindi le distrazioni erano poche e vivevo di pane e vela. A me piaceva molto il mare, mi trovavo bene, saltavo da una barca all'altra e tutta la mia adolescenza l'ho passata solo per pura passione lì, fondamentalmente. Ho fatto di tutto in quel club finché un bel giorno mio padre mi ha comprato un 420 usato e quindi per me è stato un regalo pazzesco e da lì sono andato avanti. A 14 anni ero già un po' un veterano, come dire. Si iniziava a fare regate da 14 anni, da juniores, e appena l'ho compiuti ho subito rischiato di vincere un titolo italiano finendo secondo. Ho vinto due titoli europei, una marea di altre regate. È stato velista dell'anno juniores a 17 anni, quindi a scuola me la cavavo bene. Il patto era: l'importante è che sei promosso, anche se col minimo, ma promosso, e dopodiché vai, divertiti e continua ad andare in barca a vela. E così è stato, ma senza forzature. Non c'erano coach, non c'era nessuno, quindi gli insegnamenti presi in banchina, qua e là, captati e... Un'autodidatta praticamente. Assolutamente, totalmente autodidatta, sì. Sei stato il quinto italiano di sempre a completare il giro del mondo a vela senza scalo, quindi a doppiare anche Capo Horn. Raccontaci il momento che abbiamo visto anche testimoniato sui social quando sei arrivato a Capo Horn. È stata un'emozione unica, presumo. Capo Horn è un luogo pazzesco dove non sei tu a decidere quando passare, ma è la meteo che decide quando puoi passare. Tant'è che nella storia sono morte 10.000 persone censite e affondate 800 barche. Questo per indicare che quel passaggio che si trova molto a sud, vicino all'Antartide, dove convogliano due oceani, il Sud Atlantico e il Pacifico, con un fondale di 4.000 metri che sale a 100 metri, una cordigliera delle Ande alta 4.000 metri che deflette il vento e le correnti che si scontrano di questi due oceani, creano una miscela esplosiva che non ti permette di passare se non in quelle poche ore che ci sono di stasi tra una tempesta e l'altra. Dici la verità, hai avuto paura? Ma nelle tempeste un po' sì, perché sono condizioni estreme e la paura è che è facile rompere qualche cosa, trovarsi in difficoltà, in acque fredde, ipotermia, con la barca magari distrutta, l'albero che è caduto, dove nessuno ti viene a prendere. Quindi la paura è dal fatto che sei un po' ti puoi spaventare, perché sai che non c'è molto margine di errore, ma non paura in se stessa per le condizioni meteo. Io con quelle ci sguazzavo benissimo, era la paura che la barca potesse avere dei danni, a volte che capitano, accidentali, o un'onda che ti rovescia e non ti permette di continuare, quindi buttare al vento tutto il lavoro, non portare a termine l'impresa. Quindi era questa la vera paura, ma a me, per me il mare no, problemi assoluti. La paura, ma anche la speranza, sono componenti decisive in mezzo all'oceano. Cosa ha prevalso quindi? Che sentimenti hanno prevalso in questi 4 mesi? Bah, sentimenti che ti passa la vita davanti molteplici volte, perché lì arrivi veramente a toccare il fondo. Sono dei momenti in cui molto, molto seri, in cui sei molto depresso, col morale a terra, perché il tempo non passa più e le condizioni a volte sono veramente estreme. Però sono momenti brevi, per fortuna, che passano velocemente, poi ti riprendi e continui la tua corsa. Quindi sono momenti di tristezza molto intensa. E tutti questi momenti, che sono tanti, random, in base anche alla meteo, no? Perché vai sempre a cercare il tempo cattivo, quindi te li vai anche a cercare i momenti di difficoltà, fanno sì che dopo un giro del mondo ti porti a casa un valore umano che non ha eguali, dove dominano due parole: l'amore e il rispetto per se stessi, per gli altri, per la vita soprattutto, per l'ambiente. Questo è quello che i sentimenti che prevalgono, sì, amore e rispetto, sì. Anche per il mare? Per il mare, amore per se stessi, per gli altri, per il mare, per l'ambiente, soprattutto per la vita, e idem il rispetto. Questo proprio perché vai a toccare il fondo molteplici volte. 4 mesi sono lunghi, non è una giornata. Questo ti modifica l'imprinting proprio del tuo animo, della mente. Quindi quando torni non sei più lo stesso. Io non mi sento più lo stesso, mi sento
mi permetto di dire, migliore, mi scivola di più tutto addosso, mi sento molto più appagato e questo lo gode in primis la famiglia, anche io per primo, ma la famiglia soprattutto, perché mi vedono più sereno, più rilassato, più appagato, che hai raggiunto il tuo, diciamo, santo graal, tra virgolette, no? Beh, sei stato ripagato, sei salito sul podio, hai raggiunto il terzo posto, però ieri hai detto ho digerito male il terzo posto. Non dirmi che sei pronto a ripartire. Esattamente sì, io sono un agonista puro, quindi dico accetto di buon cuore questo terzo posto per le condizioni in cui sono partito e quindi benissimo che sono arrivato, ho testato il campo, ho visto le cose belle, le cose meno belle, quindi so esattamente cosa è adesso il Giro del Mondo e ora mi sento pronto per rifarlo, come dico io, nei tempi giusti, non così forzati, preparato come si deve essere preparati per portarlo a casa con successo. Questo è il mio sogno di sempre e quindi ecco l'insoddisfazione del terzo posto. Ma prevedi di ripartire quando adesso? Il prossimo Vendée Globe fa diversi anni, ma io voglio tornare in mare subito. Non devo perdere contatto col mare, devo riprendere a navigare e soprattutto costruire una barca nuova, un Imoca 60, che mi permetta di partecipare al Vendée Globe. È un progetto molto costoso, ma con dei numeri mediatici enormi, n volte superiori a quelli che abbiamo portato a casa in questo Giro del Mondo, con 32 milioni di visualizzazioni, per dire un paio di numeri, 1 milione di interazioni nei social, 485 redazionali, e avevamo, mi permetto di dire, le pezze nel sedere. Quindi sono stati numeri straordinari e possono crescere di n volte se ripetuti, la gara viene ripetuta come dico io, con magari un doppio ufficio stampa anche estero, portiamo a casa numeri pazzeschi per far conoscere la nostra terra. Comunicazione, i social, il web, quindi sono di primaria importanza. Sarebbe la volta in cui non si deve più sentire dire qualcuno che non sa dove è la Sardegna nel mondo, che sono stanco di sentirmelo dire. Tutti sanno dove è la Sicilia, dove è l'Italia, ma nessuno sa dove è la Sardegna. Nessuno, molti non lo sanno e questo non va bene. Siamo una delle terre più belle al mondo, la più longeva e dobbiamo promuoverla. E la barca a vela è un veicolo straordinario per poterlo fare, quindi spero me lo permettano per portare avanti un brand istituzionale come Vento di Sardegna in giro per il mondo con il nostro marchio, che è una vera eccellenza, e farlo con coraggio, con perizia nautica, con un grande fair play, con l'amore alla nostra terra, con tanto orgoglio, e portare a casa il risultato più importante. Prima infatti ho detto che sei stato un meraviglioso e credibile spot per la Sardegna, però hai detto anche noti dolenti. In Italia non c'è la cultura del mare, di investire. Le istituzioni? Parliamo delle istituzioni. Istituzioni sono istituzioni, voglio dire, quando poi si parla di soldi pubblici è sempre tutto molto complicato, no? Perché la burocrazia è alle stelle e in Italia forse molto più che altrove. Siamo una nazione molto complessa, molto completa, ma anche molto complessa per questo. È tutto molto complesso. Ma non detto in senso negativo, è che purtroppo questa complessità, per cercare di fare le cose bene, poi rallenta ciò che si vuol fare in tutti i campi, a tutto tondo. E dunque si cerca di fare quello che si può, di spronare al meglio, però si può fare molto di più, sicuramente si può fare molto di più. E l'Italia non ha, purtroppo, come dicevo, questa cultura del mare, i motivi rispetto ad altre nazioni. Sì, magari tornano indietro nella storia, è un altro discorso del perché, ma di fatto non c'è, cioè è molto bassa, dunque questo lo paghiamo. E anche se la vela sta crescendo, perché è uno sport che sta andando forte nei risultati sportivi, è un momento d'oro. Vediamo anche la Coppa America. La Coppa America è un momento d'oro per la vela italiana, da quella olimpica a quella oceanica, ed è un momento d'oro anche per tutto questo sport come veicolo, per il fatto che comunque parliamo di green, parliamo di clima, parliamo di ambiente, e cosa c'è di più green di una barca a vela? Quindi anche la decarbonizzazione delle auto da corsa, delle barche, tutto tende ad andare verso il green, e la vela in questo è al primo posto, per cui è un momento d'oro, devo dire, però questa lentezza fa perdere spesso il treno delle opportunità. Anche perché uno che ha attraversato i tre oceani, il Pacifico, l'Atlantico e l'Indiano, no? Quindi hai doppiato
Capo Horn, gli ingredienti ci sarebbero tutti, no? Anche perché poi non è un gioco da ragazzi mettere appunto una barca come la tua e girare il mondo, ma un aspetto tecnico che ci interessa molto, in mare conta di più la messa a punto o la fortuna? La fortuna c'è, c'è sempre un pizzico di fortuna, però quando navighi per così tanto tempo, la fortuna alla fine c'è fino a un certo punto, perché poi la preparazione è quella che conta, la preparazione del mezzo, perché la barca non deve rompersi, e la preparazione dello skipper, l'esperienza dello skipper che deve saper schiacciare l'acceleratore come in macchina quando c'è il rettilineo, in curva devi rallentare, se no esci dritto. In barca a vela è un po' lo stesso. Un po' le stesse dinamiche della strada. Assolutamente, quindi bisogna essere consapevoli di questo, accettare che in una lunga maratona come il Giro del Mondo, anche da agonista puro, devi staccare il piede dell'acceleratore, rallentare la barca quando serve. Come ad esempio, prima di arrivare a Cap Horn, ho rallentato la barca a Passo Duomo per 24 ore per lasciar passare la tempesta che stava arrivando, mi sono accodato dietro come un ciclista e con quella dietro che mi stava raggiungendo. E quindi sono andato avanti, questo a una settimana di distanza. La vedevi negli specchietti? Esatto, perché lì transitano a distanza di 24-36 ore e sono andato a Cap Horn con la finestra meteo giusta, che c'era vento leggero, che è durato quella giornata lì. Quindi le scelte vanno fatte, bisogna essere molto, ci vuole molta esperienza a saper gestire bene le situazioni in mare. Questo è fondamentale per portare a termine l'impresa. Ti faccio le ultime due domande. Hai parlato di skipper, non tutti sanno che tu sei stato sul Moro di Venezia con Paul Gaillard nel 92, nelle acque di San Diego, se non erro, giusto? In California. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché quell'avvenimento ha fatto innamorare gli italiani della vela. Esatto, è stato un master di vita pazzesco, passare dalle derive, le classi olimpiche, dove si va da adolescenti, alla Coppa America. Avevo 24 anni, ero il più giovane, tra i due più giovani del team. E entrare in un contesto così altamente professionale, così multietnico, è stato molto formativo. In quei due anni ho navigato al fianco di Paul Gaillard per oltre 2000 ore, imparando cose pazzesche, e ho anche dato a loro cose geniali, soluzioni geniali per migliorare le prestazioni della barca. Quindi ho partecipato a tutte le regate della Coppa America, abbiamo vinto la Winter Cup, non abbiamo vinto la Coppa America per un soffio, ma è il gioco della Coppa, è così, è molto duro. American Cube ha vinto, siamo andati molto vicino, purtroppo peccato che sia andato come è andata la vita di Raul Gardini, perché c'era in serbo di partecipare almeno a un'altra Coppa, chissà se anche ad altre. Quindi un grand'uomo che mi ha insegnato tanto, e la cosa che ha insegnato di tutto e di più, ha detto: qualunque cosa tu voglia fare nella vita, falla sempre e comunque in grande. Non limitarti mai. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa. Nelle sue pillole di semplicità, un uomo che andava in giro con un orologio da pochi euro e salutava l'ultimo degli inservienti allo stesso modo di come salutava un metro dopo il presidente degli Stati Uniti. Mi ha insegnato veramente tanto, un grand'uomo, di gran classe. Quindi, l'ultima domanda, i tuoi prossimi obiettivi? Visto che Gardini ti ha insegnato a pensare in grande, ad avere sempre nuovi obiettivi, no? I prossimi obiettivi sono partecipare di nuovo al Giro del Mondo, farlo come dico io, vorrei farlo con una barca nuova, un Imoca 60, partecipare al Vendée Globe, che è la regina della classe, una gara che hanno sempre vinto i francesi, vorrei essere il primo non francese a vincerla, il primo italiano a vincerla, e portare a casa questo grande risultato. Non mi piace di solito parlare così, perché bisogna sempre stare con i piedi per terra, con molta umiltà, però è il mio sogno e sto lavorando sodo affinché si possa realizzare, promuovere la nostra terra nel mondo come mai è stato fatto prima d'ora. Parliamo dell'evento,
della sfida sportiva e umana più dura che esista sul pianeta, perché non c'è nulla di più duro che un giro del mondo in solitario, senza assistenza e senza scalo. In quel caso sarebbe non di 4 mesi, ma diciamo di 2 e mezzo, perché le barche sono molto più veloci, quindi anche tra virgolette più facile, perché dura meno. E spero di trovare qualcuno che mi accompagni e mi dia le risorse e le finanze per portare a casa questo grande risultato di immagine della nostra terra. Sarà il mio più grande sogno, portare 4 mori e il marchio Sardegna in giro per il mondo. E ancora di più in longevità sportiva, perché io adesso compierò 60 anni, lo dico con orgoglio, guardami, sono a metà del mio percorso, mi mantengo bene, conta molto l'esperienza nella vela, non la forza. Come dire che 10 anni fa forse questo giro del mondo non avrei portato a casa nelle condizioni in cui l'ho fatto, perché nonostante avessi già una lunga esperienza, non è quella che oggi. E mi ha portato a risolvere problemi estremamente complessi a bordo, risolti in tempi brevissimi, causati dalla non preparazione, scarsa preparazione, per mancanza di tempo e di risorse. Quindi datemi un Imoca 60, datemi le risorse e io porto a casa il più grande risultato della storia di quest'isola. È una promessa. Grazie Andrea, abbiamo finito. Asibiri! Io ti dico avvidezzi. Okay. Grazie. Grazie ancora. Grazie per averci seguito. Un piacere. Buonasera a tutti. E asibiri!